Ancora nessun accordo in vista negli Stati Uniti sul bilancio ad oltre due giorni dalla paralisi di parte dei servizi federali. La riunione nella Casa Bianca si è conclusa con un Barack Obama sempre più determinato a non finire ostaggio dei repubblicani che premono per una revisione della riforma sanitaria. Chiediamo che venga ridiscussa per i cittadini americani la legittimità dell'Obamacare. Spero che il Presidente e i miei colleghi democratici in Senato ascoltino le richieste degli americani che vogliono affrontare una discussione seria per trovare una soluzione sulla questione. Mentre il confronto rischia di non avere uno sbocco rapido, i democratici fanno squadra con il Presidente per contrastare le mosse repubblicane. Per il bene del Paese e per rispetto dei cittadini dovremmo lasciare fuori dai negoziati la questione sui limiti del debito. Gli Stati Uniti d'America hanno sempre onorato gli impegni presi in merito. Uno scontro politico che rischia di esasperare gli oltre 800.000 cittadini coinvolti dallo shutdown e la sospensione delle attività dei servizi considerati non essenziali. Con la battaglia politica in corso è difficile vedere una via d'uscita senza conseguenze. I primi a pagare sono le centinaia di migliaia di dipendenti federali e le loro famiglie. Hanno bollette, affitti e mutui da pagare. L'assenza di stipendio li spinge giorno dopo giorno sul lastrico. Stefan Grobe, Euronews, Washington.